Quindi procediamo con il posizionamento dei nostri fili passanti. Questa cera ci aiuta a posizionare i fili. Cera collante. Anche il passante deve essere in piano con il bite anteriore, non deve essere uno più alto, uno più basso. Mettiamo tutto perfettamente in piano. Inoltre questa parte deve essere praticamente attaccato al gambo, il filo e il gambo deve scorrere parallelamente insieme. Se noi lasciamo una fessura c'è il rischio di decubiti linguali, cerchiamo di evitarli. Posizioniamo anche l'altro passante opposta. Sono in piano, paralleli. E staccati ovviamente dalla cera palatina. Praticamente pronto per essere resinato, però ci dobbiamo preparare ancora il piano inclinato da posizionare sul bite. Quindi ce lo prepariamo.